solo dato una mano a tirarti fuori da quella prigione di macerie. Scusa se siamo arrivati tardi. Purtroppo avevi già smesso di respirare. Ma voglio che tu sappia, da lassù, che abbiamo fatto tutto, ma tutto il possibile, per tirarti fuori da lì. Quando tornerò a casa mia, all'Aquila, saprò che c'è un angelo che mi guarda dal cielo e di notte sarai la mia stella luminosa. Ciao Giulia, anche se non mi hai conosciuto, sappi che io ti voglio bene. Anche noi, anche se non abbiamo conosciuto tanti nostri fratelli che non ce l'hanno fatta, gli vogliamo tutti quanti bene. Ciao Giulia. Questa era la preghiera toccante di un vigile del fuoco di L'Aquila che quella sera ha rischiato la vita, come tanti di loro generosi hanno fatto sì il loro dovere, ma sono stati veramente degli angeli a salvare tante vite, ma purtroppo per tante non ce l'hanno fatta. E questa è la preghiera del Festival Mariano, la quinta edizione di Squinzano, per le vittime del terremoto. Buonasera a tutti. Come ti chiami? Laura. Ringraziamo Laura che ha rappresentato tutti quei bambini che non ce l'hanno fatta. Il Festival Mariano è diventato un cammino di fede, un cammino di devozione verso la nostra Madre Celeste. Squinzano, come sappiamo, è Civitas Mariana e temiamo che questo cammino continui. L'anno prossimo saremo nella piazza di San Nicola, vicino alla Chiesa Madre, che chiaramente rappresenta tutta la comunità ecclesiale, e ne approfitto per ringraziare tutti i nostri sacerdoti di Squinzano, in particolare Monsignor Macculi, il nostro arciprete. Un applauso che ha tenuto sin dall'inizio a questa manifestazione. E poi saremo nel 2018, esattamente a 400 anni dall'apparizione qui a Squinzano della Madonna, esattamente a Maria Manca, saremo al santuario e comprendiamo tutto il giro di queste nostre belle chiese dedicate quasi interamente alla Madre Celeste. E un applauso anche a nostra Madre Teresa, una donna sempre fra gli ultimi, una donna sempre a disposizione di chi ha bisogno, una persona che ha dedicato la sua vita agli altri, e a lei dedichiamo questa serata. E naturalmente il tema che ci siamo dato, visto che è anche l'anno del giubileo e degli operatori, anche oggi il giubileo degli operatori della misericordia, il tema di quest'anno sarà il creato, per cui celebreremo questa bellezza della nostra terra, del nostro territorio, della natura, del mare, delle cose belle, anche se qualche volta la natura si ribella, però noi dobbiamo sempre amare e rispettare questo grande e meraviglioso mondo che è la nostra terra. Un applauso al creato. E allora celebriamo, dicevamo prima, Madre Teresa di Calcutta nel giorno della sua santificazione, degli onori agli altari, e invito Luigi Rucco, l'amico Luigi, che presenterà un brano, una testimonianza, parole di Madre Teresa di Calcutta. Imparare a vivere. Il giorno più bello. Oggi è l'ostacolo più grande, la paura, è la cosa più facile sbagliarsi, l'errore più grande rinunciare,
la radice di tutti i mali, l'egoismo, e la distrazione migliore, il lavoro, la sconfitta peggiore, lo scoraggiamento, e i migliori insegnanti, i bambini. Il primo bisogno, comunicare. E la felicità più grande? Essere utile agli altri. Il mistero più grande? La morte. E il difetto più grande? Il malumore. La persona più pericolosa? Quella che mente. Il sentimento più brutto, il rancore, e il regalo più bello, il perdono, e quello indispensabile, la famiglia, e la rotta migliore, la via giusta, la sensazione migliore, la pace interiore, e l'accoglienza migliore, il sorriso, e la migliore medicina, l'ottimismo. Santa Madre Teresa di Calcutta. Ai violini Anna Del Vecchio e Martina Lauretti, alla tastiera il maestro Stefano Marra, alla batteria giovane Gregorio Zecca. Un applauso. E parte integrante anche di questa parrocchia Madonna di Fatima ci leggerà qualcosa. Eccomi, come un'arpa baciata da un raggio di luna nella misera stanza. Eccomi, da colei che il padre ha scelto per il figlio. Vergine Maria, tota pulcra, insegna a noi, figli tuoi, l'umiltà servile di chi riconosce in Lui, l'Eterno, l'opera magnifica del creato, così che anche noi, credenti, possiamo ogni giorno rispondere, eccomi. Prega, Santissima Immacolata, prega per noi, affinché possiamo donarci a Te, unico sollievo delle nostre sofferenze, unica mano tesa per la salvezza delle anime. Eccoci, Regina della Pace, noi, oranti al tuo calcagno che schiaccia il male, oranti al tuo servizio, alla tua umiltà, alla tua fede, eccoci. Con il tuo eccomi, ed insieme proclamiamo la volontà dell'Onnipotente. L'applauso ad Antonio Ursino. E adesso l'esibizione del coro della parrocchia ospitante il festival, il coro Madonna di Fatima. Esegue Maria di Marco Cosimo Pecoraro e Savio De Filippis, tratto dal CD Voglio vedere il tuo volto. Dirige Roberta Scardia. Thank you.
della parrocchia Madonna di Fatima. Grazie a Roberta Scardia, grazie ad Anna Del Vecchio ai violini e Martina Lauretti, grazie alla tastiera al maestro Stefano Marra e grazie al batterista Gregorio Zecca. Grazie. Allora, piano piano potete scendere e andiamo avanti con la scaletta. È la volta adesso di una nostra ospite fissa e con gioia che presentiamo una grande voce del Salento, della Puglia, un'artista, Miriam Mariano, accompagnata al padre. Può aspettare appena escono gli amici del coro Madonna di Fatima, tanto no, dal musical Jesus Christ Superstar, Miriam Mariano. Couldn't go, so I turned.
Miriam Mariano, Maurizio Mariano. Grazie. Grazie a voi, straordinari, come sempre. Buonasera, puoi lasciare lì, grazie. E adesso è la volta di un prestigioso coro polifonico che fra l'altro quest'anno hanno aperto anche con l'inno nazionale e con un van pensiero straordinario il nostro festival Città della Musica. Parlo del coro polifonico San Guido di Lecce. Thank you.
San Guido di Lecce, diretto dal maestro Valerio De Giorgi. Salve, buonasera a tutti, buonasera a te Pinuccio, colgo l'occasione a nome mio personale dell'amministrazione che in questo momento io mi onoro di rappresentare, di ringraziarti per questo che è, come dicevi tu, la quinta edizione. Partita in sordina però ormai rappresenta un punto di riferimento per la nostra comunità, per quella religiosa in particolare, quindi ringraziamo te, tutti quanti coloro i quali collaborano con te a questa manifestazione, ringraziamo Don Nicola che mi è sembrato di vedere adesso con le luci non riesco ad individuarlo. Grazie anche a lui che, come più volte ho avuto modo di dire, è stimolo per questa comunità rispetto a diversi temi culturali rispetto ai quali noi cerchiamo di seguirlo. Grazie ancora Don Nicola per quello che fa per noi, per la nostra amministrazione e per Squinzano. Grazie a tutti quanti coloro i quali sono intervenuti, ma soprattutto un grazie a coloro i quali anche da fuori e i cori nostrani fanno di questa manifestazione un momento, così come dicevo all'inizio, particolarmente importante. Grazie soprattutto a coloro i quali vengono da fuori. Grazie. Go Down Moses, è diretto da Damiana Mancarella, il coro AM Family. Segue Go Down Moses. Ci sarà, canta le tue canzoni che burrasca calmerà, pensa pensa al tuo bambino, al saluto che ti mando, a
tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non ti ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande, la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Alleluia, lode cosmica di Stefano Puri. Accompagna la tastiera Samuele Rizzo. Un applauso anche a Samuele. E dirige il coro Olimpio di Mienti, coro Santa Maria delle Grazie. Padre Ginetto. Thank you.
è stato scritto da Antonio Renna, Ancora, Bruno, no? Esattamente. E il titolo è Credere e canta Aldo Ancora, compagnia Siamo Più Maestro. Prego. Sei, sì. Guida i miei passi da te, traccia un sentiero di fede per non smarrirmi qua giù. Accendi un lume dal cielo per non confondermi mai. Da noi le strade son buie, tu lo sai. La mia fede in te sposterà le montagne se vuoi, il mio amore per te sarà il gesto verso i figli tuoi, se tu vuoi, se tu vuoi. Guarda i miei occhi, oh Signore, ungimi come sai tu. Fa che io veda la luce e cieco non sia mai più. L'effimero giorno di vita sarà luminoso con te. E l'uomo che sta nel buio brillerà. La mia fede in te sposterà le montagne se vuoi, il mio amor per te sarà il gesto verso i figli tuoi, se tu vuoi, se tu vuoi. Arda dentro il mio cuore fede, speranza e bontà, chi più di te può capire i dubbi della mia età. Anch'io mi nutro di sogni, gli stessi che hai fatto tu, quando scolpi di disegni, mio Gesù. La mia fede in te sposterà le montagne se vuoi, il mio amor per te sarà il gesto verso i figli tuoi, se tu vuoi, se tu vuoi. La la la. Ancora, Miracle Gospel Choir, diretto dal maestro Emanuele Martellotti. Prego. Hanno scelto per noi Hayley Holly Quinn, Salve Regina. Hayley Holly Quinn, Salve Regina. Gospel Choir. 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 Choir.
Coro polifonico della Scuola Cantorum San Pietro Apostolo della parrocchia Maria Santissima Assunta, appunto, di San Pietro in Lama. Dirige il maestro Antonio Ligori. Possono eventualmente prendere posto. Canta Federica Balzano e lo accompagna Jacopo Tonello. Io vorrei, a questo punto ne approfitto anche per salutare, mentre Jacopo si prepara, per salutare tutti questi amici, queste maestranze, Mater Jubilei. Thank you.
Santa Cecilia, diretto da Rosaria Scalcione. Quest'anno ci propongono un brano attinente proprio all'anno che stiamo vivendo, l'anno della misericordia, che ha per titolo Preghiera semplice di Frisina. Si possono già sistemare, grazie. Thank you.
Polifonico Santa Cecilia. Invito ancora Martina Panico con un brano che è del grande Louis Armstrong, che ha scritto un pezzo secondo me bellissimo, proprio per dire che questa terra, il nostro mondo, è veramente meraviglioso. Martina Panico ci fa ascoltare appunto What a Wonderful World. Cantorum dell'Immacolata, diretto da Antonella De Giorgi, che invito sul palco. Ooh.
la comune passione per la musica sono Marianna ed Angelica Sozzo, che invito sul palco. Chitarra dall'amico Mimino Sozzo. Applauso, preparatevi. Allora, vi lascio. Allora, quali microfoni lasciamo? L'altro, dov'è l'altro microfono? Grandi le voci queste due ragazze, che fra l'altro hanno partecipato anche quest'anno come concorrenti alla Città della Musica, la serata di cui il presidente è stato anche Beppe Vesticchio, ci ha onorato della sua presenza, la Madre Celeste. Allora, il titolo abbiamo già detto, il coro è un coro di Brindisi, The Angels Gospel. Sì, applauso. Thank you.
used to be tonight, but now go on. And life was nothing but an awful soul. And now I know the meaning of true love. I know the hell that living is in us. And I can do it if you just believe it. There's nothing to do it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Di poter volare, io volevo anche dare qualche cenno che non l'ho fatto prima. Grazie.
amica, sposa, amata mia, vieni a danza con me, io ti amo, Odiletta mia, voglio stare con te. Perché prima durante la presentazione questa canzone non è una canzone d'amore per il matrimonio, ma è inserita in questo contesto perché è tratta dal Cantico dei Cantici, che è la raccolta di poesie d'amore più bella della storia ed è all'interno della Bibbia, e parla dell'amore tra Dio e il suo popolo è la Chiesa, e la prima Chiesa è nata nella famiglia di Nazareth, e quindi Maria è la nostra madre e maestra. Grazie, grazie Giampiero, grazie a Valdemenico, Giampiero Personè. Ovviamente una parola, grazie, perché è sempre una bella opportunità conoscere e sapere che dietro ogni coro c'è una storia, c'è anche un lavoro annuale. È vero, fanno semplicemente un brano, però immaginiamo questi cori nell'arco dell'anno impegnati nelle varie comunità. Nella giornata di oggi posso concludere dicendo che Madre Teresa diceva: non è importante fin dove ciascuno di noi può fare, l'importante è che tutto quello che fa lo fa con amore. Io sono convinto che i cori di questa sera, come anche quelli delle altre tornate, ci mettono sempre tanto amore, tanta passione, oltre che tanta voglia e lode al Signore. Io volevo, Don Nicola, ringraziare, perché poi abbiamo la rappresentanza chiaramente dei sacerdoti presenti, volevo ringraziare anche il consigliere che abbiamo
Staguella, che è qui con noi, che fra l'altro mi pregava, lui insomma tiene molto a questo quartiere della nostra comunità, e mi diceva anche di ricordare che tutti i fini del mese c'è una messa per le vittime della strada. Sì, ogni fine mese, l'ultima domenica, è dedicata proprio per le vittime della strada. E il mio rammarico che proprio i diretti responsabili del defunto non vengono. La preghiera va oltre, al di là della presenza. Io sì, salutiamo il nostro amico sacerdote, prego, il suo saluto, salve. Dico grazie per questa bella manifestazione, perché è un'occasione per scoprire tanti talenti, tanti doni che il Signore fa anche attraverso il canto che ci eleva in alto. Grazie. Grazie a voi. No, rimaniamo un attimo sulla scena, sul palco, perché per chiudere, prima di chiudere con il canto finale che facciamo tutti gli anni, c'è proprio Don Domenico che ci ospita, che vuole dedicare un canto alla Madonna, proprio come quartiere Madonna di Fatima, e lui che chiaramente nel parroco vuole proprio... Chi ti accompagna a proposito? E c'è qualche accompagnatore. Sì, allora, vieni, però, accompagna. Canterò in italiano per non offendere qualcuno. Vabbè. Anche per farmi capire. Allora, il piano che accompagna, il brano che ha scelto, noi restiamo qui, che ha scelto Don Domenico per salutarci e salutare naturalmente la nostra mamma celeste, ha proprio per titolo Maria dei Gen Rosso. Beccavicchiareggia, però. Vecchia la canzone. Sì, 100 anni fa. Va bene. E chi accompagna? E dove sta l'accompagnatore? Ah, ecco, lo sta, non lo sta via, voleva essere proprio chiamato. Com'è il nome? Cenci Danilo. Danilo Cenci, vai Danilo, dai. Senza problema, dai. Mettilo a... Ascoltiamo questo bel brano, anche se dice Don Domenico che è vecchio di 30 anni, Gen Rosso, e poi facciamo tutti insieme il canto finale come tutti gli anni, e vi salutiamo chiaramente alla prossima edizione del prossimo settembre 2017, che sarà quando l'amore volle in terra regnare, la sua parola volle a tutti annunziare. Le sue celesti armonie bramavano qui tra noi di suonare per realizzare questo piano. Il Signore volle trovare uno sfondo in un cuore, la luce su quest'ombra brillò e l'armonia sul silenzio d'amore. Vive questa ombra di radice, si perde nel sole. Questo silenzio altissimo d'amore.
Credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua pura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. E per l'anno 21, grazie a Dio piacendo, ci rivediamo.